Ehi, provate a indovinare che animale è. Guzzi. Garelli. Ducati. Semplicemente una quaglietta. Caso che sketch. Questo è una reinterpretazione della classica tonkatsu. La tonkatsu è una cotoletta di maiale panata, classicissima in Giappone, con del cavolo cinese tagliato finissimo crudo. Poi invece c'è del cavolo cinese. Cavolo cinese stufato con del burro. Logicamente Luca la quaglia non ce la preparerà perché non vuole farci vedere i segreti. Questa è una quaglia spettacolare. Ecco qua. Voilà. Sì. Questa è impanata invece con un'impanatura classica giapponese. Giacco, cioè? Quindi farina, uova e panko. Guardate qua questo cavolo cinese al burro. Io ci ho provato un sacco a farvi dare le ricette precise, ma non ce le dà. Fate un po' Vobis. Cioè, mi ha detto, ti dico qualcosa, mi fatto un cazzo. Avete capito? Il padellino va preso da qua, io non lo sapevo, mi sono sempre ostinato. Andiamo ad impiattare. Prenderò in mano una volta io un coltello. Si taglia di sbieco. Cavolo cinese. Stupato alla base. Ti prego Luca, ti prego, mi dici almeno la salsa teriyaki, ti prego. Questa è la salsa teriyaki che facciamo qua, non è la salsa teriyaki mondo. Mondo, esatto. Una dose di sake, una dose di mirin sul fuoco per 10 minuti per far evaporare l'alcol, stessa percentuale di soia, riduci per mezz'ora con anche delle ossa di pesce tostato. Olè, ce l'abbiamo fatta! Ci sono delle volte che al ristorante bisogna usare le mani. Allora, andiamo a assaggiare questa quaglietta. Salsa teriyaki. Ma fa un cacuo. Scusa. A caso. È il mio piatto preferito di casa Ramen Super. E con la quaglia si... vola! Come si finisce un piatto così? Succhiandosi le dita.